Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Quest'oggi, visto che ho trovato queste bellissime vongole veraci dal nostro pescivendolo, mi veniva pescatore, dal nostro pescivendolo di fiducia, si può dire dov'è? Monterotondo. E si può dire anche dove? In un grosso supermercato sulla Salaria, molto okay. Molto grande. Molto molto grande. Si può dire altro? Gabriele si chiama. No, si chiama, sì, Gabriele esattamente. Non si può dire di più. Non si può dire di più. Vabbè. Da quando hanno cambiato gestione in questo grande supermercato, abbiamo trovato questo signore che è veramente, veramente, a parte tanto, tanto gentile, molto cortese e soprattutto ci dà sempre pesce molto fresco. Queste le ho prese ieri pomeriggio. Non lo dà soltanto a noi, lo dà a tutti. Non è... io parlo per me, certo. Mia esperienza personale, poi agli altri non... che ne so. A chi è meno simpatico. Tu sei tonto. Allora, dicevo, ho tenuto queste vongole in un canovaccio, bagnato ovviamente, nel frigo. Adesso le vado a mettere sotto acqua e un pochino di sale per farle spurgare per bene. E quindi una volta spurgate, diciamo che le teniamo almeno un'oretta, poi cambiamo l'acqua e le andiamo a cuocere. Come le cuociamo? Con due spicchi d'aglio che io toglierò solamente, cioè io praticamente li lascerò interi in maniera che così poi li posso togliere una volta cotte le vongole per non lasciare residui o magari proprio lo spicchio che uno se lo mangia, insomma non è proprio il massimo. Come se fosse una vongola. Esatto, non è proprio il massimo. E un bel filo d'olio. E poi piano piano vi faccio vedere come faccio io. Questa non è la ricetta originale, non vuole esserlo, ma è la ricetta della mia famiglia. Come è sempre stato fatto questo piatto, per evitare, tra l'altro, che la sabbia delle valve possa andare a finire negli spaghetti. È tutto fuorché simpatico sentire la sabbia sotto i denti mentre mangi un buon piatto di pesce, ok? È una ricetta lunga? No, assolutamente no. Cioè, giusto ecco il tempo di far spurgare le vongole. Certo. Però per farla ci vuole gran poco, insomma. Grazie a Gabriele, non è neanche ad alto costo. Esattamente. Loro hanno sempre le offerte, noi troviamo sempre offerte e sempre pesce molto fresco. Quindi è una garanzia, veramente una garanzia. Noi tempo fa avevamo fatto una ricetta molto simile, ma erano i lupini. Sì. Che molto saporiti, però leggermente piccoli, diversi, più piccoli sì. Delle vongole veraci. Sì. Quindi quella di oggi sarà una ricetta più... saporita? No, perché comunque no, anche perché i lupini in realtà sono un po' più saporiti, sì, delle vongole veraci. È il classico spaghetto con le vongole. Va bene signori, ci vediamo tra poco a vongole pulite, spurgate. A dopo. Allora, ho già messo i due spicchi d'aglio senza pellicine e un bel giro d'olio. Adesso così, calcolate che le ho sciacquate almeno 4 volte per evitare proprio che ci sia la sabbia. Adesso le metto sul fuoco e le faccio aprire, ovviamente coprendole con un coperchio, per qualche minuto. Controllate, mi raccomando, che si aprano in maniera che così non si secchino, insomma, perché comunque se le lasciate troppo poi la vongola diventa secca e non è buona. Poi che si formano quei pezzettini che sembra che sono cucinati il giorno prima. Esattamente. Invece una volta che vedete che appena aperte, voi prendete, spegnete il fuoco, le scoprite e le lasciate raffreddare un pochino, perché poi vi faccio vedere come faccio io. A dopo. Allora, onde evitare proprio il discorso di prima, sarebbe meglio che voi mettiate un coperchio trasparente, no? In maniera che così una volta che si aprono le vongole potete vederlo dal coperchio senza dover aprire continuamente, va bene? Questo è il mio consiglio, ovviamente ognuno fa come vuole poi, ok? Ci rivediamo a vongole aperte, a dopo. Mano a mano che si aprono io faccio questo,
quindi dovete stargli un pochino dietro. Tolgo quelle aperte per evitare proprio che si secchino e lascio le altre ancora in cottura. Quindi diciamo è un pochino più lungo, però il risultato è molto più... Il risultato è eccezionale, perché la morbidezza della vongola è fondamentale. Ovviamente togliamo, se ci riesco, anche l'aglio, eccolo qua. Questo è uno degli spicchi. Nel frattempo continuo a togliere le aperte. Che pasta ci andiamo a mettere? Spaghetti normali, spaghettoni? Spaghetti di Gragnano. Non sto toccando il fondo della pentola, quindi non raschio nessuna pentola. Infatti queste pinzette sono perfette. Sì, esatto, finalmente le ho trovate, caspita. Le abbiamo buttate a iosa. È importante fare questo, proprio perché, ripeto, rimangono belle morbide e succose, che in un piatto di vongole, visto che ha pochissimi ingredienti, è la cosa fondamentale. Sì, anche perché così elimini tutte quelle che non si aprono. Esattamente. E poi possono portare quelle che sono sempre piene di sabbia e possono rovinare un piatto con una vongola sola. Come no? È veramente un dispiacere. Ora che si sono tutte, praticamente tutte aperte, non buttiamo, mi raccomando, l'acqua di cottura, perché quella ci servirà per condire poi la pasta. E soprattutto dobbiamo togliere le valve. Perché? Perché sotto la vongola potrebbe esserci ancora della sabbia. Noi magari la vediamo aperta, la vediamo pulita, invece sotto c'è la sabbia. Quindi aspettiamo qualche minuto che si raffreddino, se no pressionate le mani. E poi andiamo a togliere la vongola dalla valva. Questa è già disvalvata. A dopo. A dopo. Come vedete, io sto togliendo il mollusco dalla valva. Rimane molto semplice. A molti piace invece lo spaghetto con le vongole, con tutto il guscio. Sì. Perché dicono che c'è più sapore quando con la bocca si toglie il mollusco. Io però vi dico una cosa, che così sono molto più appetitose. Perché? Perché non dobbiamo starci ad impicciare la bocca con le valve, no? Infatti io, che di solito sono abituato a togliere tutte le valve dal guscio, spesso mangio gli spaghetti freddi perché... Certo. Perché per una volta che finisco, lo spaghetto è freddo. Ci vediamo praticamente sui fornelli quando ripassiamo la pasta. No, devo far vedere come filtro il succo, diciamo, il liquido di cottura delle valve, delle vongole. A fra poco. Allora, adesso filtriamo il nostro liquidino. Ovviamente dopo dovremo aggiungere dell'olio, perché... Quindi hai messo in un passino della carta? Ho messo due fogli di carta Scottex. Adesso questo ovviamente la dovrò sciacquare, perché nel fondo c'è sempre un pochino di sabbia, sempre. Così. E se così la sabbia rimane dentro la carta? Rimane dentro la carta, esattamente. Il passino serve solo da supporto, perché le maglie sono talmente larghe che la sabbia potrebbe passare. In questo modo con la carta non passa, quindi lo lascio scolare ancora qui, in questo modo, magari strizzandola, girandola in maniera che non si apre e fuoriesce l'acqua di cottura che è dentro. Questa invece, che è già filtrata, la metto nelle vongole. Questa intanto continuerà a filtrare. Per quale motivo? Non sapevo. Per quale motivo? Perché io adesso queste le andrò a sciacquare di nuovo. Ho le mani pulite, Sotto l'acqua? No, qui. Ah, ok, gli fai il bagnetto. Gli faccio il bagnetto in questo modo.
poi rifiltrerò di nuovo l'acqua in maniera che così la sabbia proprio non ci sarà, va bene? Quindi queste poi adesso le lascio un pochino in questo modo. Ne ho tenute alcune con le valve per la decorazione perché è doveroso, e le lascio una decina di minuti, dopodiché andrò a tirarle su, non a girarle dentro al colino, e poi rifiltrerò di nuovo l'acqua di cottura, va bene? Adesso ci vediamo sulla pentola. A questo punto ci vediamo sulla padella. Stiamo facendo soffriggere un altro spicchio d'aglio con abbondante olio, come vedete, e un pezzetto di peperoncino, questo è del nostro orto. È anche bello piccante questo. Molto. Appena sarà dorato anche l'aglio, ovviamente li toglieremo entrambi, proprio per evitare il discorso di qui sopra, trovarseli sotto i denti non è che sia il massimo. Quindi poi metterò il succo delle vongole e le vongole stesse. Eccolo, possiamo spegnere il fuoco, togliamo peperoncino, ops, e aglio, aspettiamo che raffreddi un pochino perché sennò faremo un macello proprio. Esatto, vedete, questo volevo farvi vedere apposta, ho messo poco di vino, deve raffreddare l'olio perché sennò succede questo. Nel frattempo ho messo ovviamente gli spaghetti a cuocere in abbondante acqua salata. Dicevo, non appena si è raffreddato l'olio possiamo aggiungere prima il liquido e poi le vongole senza di accendere i fornelli, non è necessario. Ci rivediamo a piatto impiattato. A questo punto, a dopo. E sono pronti. L'aspetto è da buttarcisi dentro, perché comunque si vede l'olietto, la vongola che secondo me ci sta bene anche senza il guscio, e adesso praticamente abbiamo messo il peperoncino del nostro orto al posto del prezzemolo, perché come sapete qui c'è qualcuno che non gradisce. Sì, esatto. Vero amore? Se no il prezzemolo è la morte sua proprio. Infatti io per non farlo soffrire. Certo. Voglio vedere cosa ci fa la sabbia, perché sono curioso. Di solito c'è? No. E allora, che cambia? Non c'è manco un granello. Beh, basta starci un pochino dietro e questo è il risultato. Signori, provate a farla anche così. Non dico che sia meglio della vostra, perché assolutamente... No, è la nostra ricetta e ognuno ha la sua, ci mancherebbe. Però provate a farla anche così, perché è veramente buona, buona, buona. E poi questo spaghetto è buono, cascaccicio. Sì, quello di Ragnano è proprio buono. Signori, alla prossima ricetta. Ciao, ciao a tutti.